Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai parafarmaci, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il parafarmaco BioSensity Ice H24. A cosa serve? BioSensity Ice H24 ha un parafarmaco appartenente alla categoria degli creme e gel contorno occhi. È commercializzato in Italia dall'azienda Siri SRL. Informazioni commerciali. Titolare: Siri SRL. Concessionario: Siri SRL. Categoria di appartenenza: creme e gel contorno occhi. Confezioni: BioSensity Ice H24 crema occhi 50 ml. Indicazioni: crema a base di acido ialuronico dall'attività idratante e stimolante il trofismo cutaneo. L'utilizzo quotidiano rende la zona del contorno occhi più elastica e tonica. Contiene estratti di edera, mirtillo e ipocastano con azione drenante, utili per contrastare le occhiaie. Modalità d'uso: applicare nella zona del contorno occhi e massaggiare fino a completo assorbimento. Descrizione e caratteristiche: acido ialuronico, costituente principale della sostanza fondamentale del connettivo, si ritrova anche in tutti gli organi e tessuti. L'acido ialuronico esplica una potente azione sui processi riparatori tessutali e conferisce tono ed elasticità alla pelle. Esso forma un film estremamente sottile sulla cute che impedisce la dispersione di acqua endogena, mantenendo così la pelle idratata. Questo film inoltre, grazie all'enorme capacità idroritentiva dell'acido ialuronico, si arricchisce d'acqua esplicando un'intensa e durevole azione umidificante. Perciò la pelle, trattata con prodotti cosmetici contenenti acido ialuronico, appare molto più levigata ed umettata rispetto alle condizioni normali, presenta un'attenuazione delle rughe, nonché copyright una maggiore lucentezza e tonicità superficiale. Sericina. La sericina è il componente principale delle proteine della seta, particolarmente affine alle cheratine della pelle con le quali sviluppa un complesso simile a quello che ha naturalmente presente nella fibra della seta stessa. Queste proteine hanno la capacità di fissare l'acqua sulla superficie cutanea, effetto idratante diretto, formando anche un velo protettivo che ne riduce la disidratazione cutanea, effetto idratante indiretto. Le proprietà filmogene della sericina e il suo effetto tensore sulle piccole rugosità cutanee hanno dimostrato un marcato effetto levigante sulle irregolarità cutanee e un'effettiva azione antirughe. Riduce la profondità e progressivamente ne migliora la condizione. Estratto di edera. Tra i componenti principali vanno sicuramente ricordati l'ederina, una saponina di natura terpenica, i fitosteroli, la rutina, flavonoide, sali minerali, zuccheri, acidi, fra cui l'acido caffeico, alcune sostanze vitaminiche, beta-carotene, tocoferolo, tannini. È utilizzata principalmente per la sua capacità drenante, quindi ideale in preparati specifici per contrastare insestetismi della cellulite oppure per diminuire la presenza di borse e occhaie. Estratto di mirtillo. Le bacche del mirtillo nero, Vaccinium mirtillus, contengono alte quantità di antocianine, mirtillina, che sono sostanze colorate dotate di una spiccata attività contro la fragilità e permeabilità vasale, specie di quella periferica, azione vasoprotettrice. Alla presenza di tannini è invece dovuta l'azione astringente, antinfiammatoria, antiarrossamento ed antisettica. L'estratto di mirtillo è particolarmente indicato per una pelle eritrosica e con cute rose. Estratto di ipocastano. Dalla sua corteccia e dai suoi semi si ricava una sostanza contenente escina, una saponina a cui sono state riconosciute proprietà decongestionanti, disarrossanti, schiarenti, astringenti, vasocostrittrici. Vari studi hanno confermato la sua azione che aumenta la resistenza dei capillari, diminuisce la loro permeabilità ed ha infine un effetto antinfiammatorio ed antiedematoso. L'azione stimolante il sistema circolatorio dell'ipocastano viene sfruttata in campo cosmetico soprattutto in prodotti per pelli arrossate, cute rosiche, acneiche. Allergeni. Test eseguito su ogni lotto di produzione. Nickel in traccia riscontrato inferiore a 1 ppm, ritenuto il valore soglia per provocare reazioni allergiche. Tuttavia, piccole quantità di nickel possono dare origine a sensibilizzazione cutanea in soggetti particolarmente predisposti.
Componenti e ingredienti: acqua, water, metilglucose sesquistiarate, caprilic barra capric triglicerede, isoexadecane, cetearil alcohol, propilene glicol, fenoxietanol, dimeticone, sodium poliacrilate, xantan gum, disodium edta, parfum fragrance, sodium ialuronate, trietanolamine, etilethylglycerin, pentilene glicol, aesculus hippocastanum, orschest nut, fruit extract, ederel ixivi, leaf extract, vaccinium mirtillus, mirtle, fruit extract, hydrolyzed silk, exilcinnamal, potassium sorbate, citric acid, butilfenilmetilpropional, linalool, benzil salicilate, citronellol, hydroxycitronellal, hydroxyisoexyl 3, ciclohexene carboxaldeide, alfa isometilionone. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo, Parafarmaco Esaminato.